In questa puntata di Impact Girl voglio raccontarti qualcosa che ci è capitato di recente e ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Prima però una cosa importante, se stai guardando questo video da YouTube ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce una nuova puntata. Se invece stai ascoltando questo podcast dalla tua piattaforma podcast preferita, che sia iTunes, Spotify o qualunque essa sia, ricorda di lasciarmi una recensione se alla fine di questa puntata l'avrai trovata utile. Dicevo, ci è successo qualcosa di recente che ci ha lasciato con l'amaro in bocca, però solo, per fortuna, per qualche minuto. Vedi, da qualche anno siamo su Instagram con il nostro portale di efficacia personale omnama.it e da sempre utilizziamo i social nel modo più trasparente possibile. Non abbiamo mai acquistato like o followers se non indirettamente attraverso legittime campagne di advertising ai nostri corsi, né abbiamo mai fatto nulla di illecito. Ecco, nonostante questo, un bel giorno, di qualche tempo fa, il nostro social media manager ci informa allarmato che ci hanno sospeso l'account di omnama.it, l'account Instagram. Sulle prime mi sono incazzata parecchio, anche perché davvero non c'era alcun motivo perché all'improvviso dovessero sospenderci l'account. E così abbiamo iniziato la saga infinita di messaggi all'assistenza e back and forth veloci come palline da ping pong che ti stordiscono in pochi minuti. E alla fine ci è stato detto che avremmo dovuto aspettare fino a 3 settimane, minimo, e non era nemmeno detto che il problema si sarebbe risolto. Yay, evviva! Cercando online ci siamo presto resi conto che davvero rischiavamo di aver perso l'account Instagram di Omnama con oltre 30.000 followers veri e faticosamente conquistati negli anni, per sempre. Ma i giorni sono passati e alla fine, sai che c'è? La nostra attività digitale ha continuato a funzionare come se nulla fosse. Grazie a cosa, mi stai chiedendo? Grazie a qualcosa che si chiama lista di iscritti, che non ha nulla a che vedere con i social, o meglio, i social sono un mezzo per rafforzare le fila della nostra lista di iscritti, ma non dovrebbero mai essere la piattaforma sulla quale ci basiamo per far crescere la nostra attività digitale. La tua lista di iscritti è l'assetto in assoluto più prezioso del tuo ecosistema digitale, qualunque cosa tu venda online. Non fare l'errore drammatico e troppo diffuso di costruire le fondamenta del tuo progetto digitale sulle sabbie mobili dei social. Lì non hai nessun controllo di quello che può accadere e quelle sabbie mobili ti possono inghiottire in un attimo dopo che hai investito un sacco di tempo e a volte denaro per farlo crescere. Non sto dicendo che essere sui social è inutile, sia chiaro, è utilissimo e permette al tuo pubblico di scoprirti e di iniziare a conoscerti. È importante ed essenziale però che la tua intenzione finale sia sempre quella di invitare questo pubblico a tenersi in contatto con te sul tuo sito tramite email. L'unico scenario in cui non ha senso crearti una lista di iscritti? Se non sei interessata a crearti un business sul web che sia proficuo e anche semi-automatizzato. Eppure ho sentito ogni tipo di scusa sul perché, in fin dei conti, farsi una lista non è così importante. La più frequente è quella secondo cui hai bisogno di migliaia di iscritti per poter monetizzare il tuo progetto. Ma niente potrebbe essere più lontano dal vero. Non ha davvero importanza il numero di persone che si trovano nella tua lista. Ciò che fa la differenza è la relazione che stabilisci con loro e come ti metti al loro servizio. Puoi avere 100.000 iscritti che non sanno chi sei perché non ti sei mai preoccupata di stabilire un legame vero e autentico con loro, proponendo soltanto tanto di acquistare qualcosa, oppure puoi averne 1.000 o che dico 100 che ti seguono assiduamente e sono entusiasti di acquistare non una ma più volte da te. Ricorda inoltre una cosa importantissima che non ti dice nessuno: le liste piccole di iscritti sono più reattive delle liste grandi in termini percentuali. Ad esempio, la tua lista di 10.000 iscritti non sarà 10 volte più reattiva della tua lista di 1.000 persone, che a sua volta non sarà 1.000 volte più reattiva della tua lista di 100 persone. Anzi, sono proprio i primi 100 iscritti alla tua lista quelli che diventeranno i tuoi seguaci più affiatati, anche quando poi la tua lista cresce. Quindi, basta rimandare pensando che tanto con pochi iscritti non combini nulla. Pochi iscritti ti possono salvare nel momento in cui il tuo account social viene sospeso senza nessuna spiegazione. Devi cominciare ora se vuoi costruire una lista grande, ma non hai bisogno di una lista grande per creare un business digitale che sia solido e proficuo e che ti dia tutta la libertà che cerchi. Quello di cui hai bisogno è rendere i social qualcosa di assolutamente opzionale,
utile ma non indispensabile, qualcosa che se dovesse sparire domani non farà sparire la tua attività. Troppe aziende che hanno puntato tutto sui social si sono ritrovate con un pugno di mosche in mano dall'oggi al domani e tu non vuoi far parte del club, te lo posso assicurare. Quindi, senza indugiare oltre, lasciami un commento qui sotto se stai guardando questa puntata dal sito biz-academy.it/podcast oppure da YouTube e raccontami di che cosa ti occupi e se stai già lavorando a costruire la tua lista di iscritti via mail. Se stai ascoltando questa puntata da iTunes, Spotify o la tua piattaforma podcast preferita, ricordati di lasciarmi una recensione a 5 stelline se questa puntata ti è stata utile. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.